Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo all'Istituto Majorana di Avola con la preside Calogero Laimo. Oggi è una giornata molto importante per il nostro istituto perché gli alunni riceveranno una visita importante, la visita del Vescovo di Noto. Lasciamo subito la parola alla nostra preside per dirci di cosa si tratta. Siamo onorati di ricevere qui il Vescovo che vuole incontrare i nostri ragazzi. Siamo la prima scuola ad avere l'onore di riceverlo. Si tratta di una giornata interessantissima, organizzata dai docenti, dal professore Cataudella, da Don Marco. Si parlerà di pace. Questo è stato il filo conduttore, il filo rosso che ha unito tutta la nostra progettazione dall'inizio dell'anno. Un anno dedicato alla pace, un tema importantissimo perché è un tema di grande attualità, trovandoci in una situazione appunto di guerra diffusa, con il pericolo di una guerra totale. Dunque il messaggio che ci darà il nostro Vescovo di pace, che è un messaggio tra l'altro in coerenza con lo sforzo di Papa Francesco proprio su questa tematica, il costante richiamo alla pace, al dialogo, ed è quello che vogliamo trasmettere ai nostri giovani. Una frase di Bertolt Brecht dice: quando i potenti parlano di pace, le cartoline precetto sono già inviate. Quindi noi vogliamo dare questo messaggio, ragazzi: curare la pace, perché non è una cosa data per sempre, è un bene prezioso, perché la guerra provoca soltanto distruzione, morte, insomma gravi sofferenze ai più deboli soprattutto, quindi alla popolazione più fragile. Dunque è bene custodire la pace ed educare da parte nostra come istituzione scolastica proprio l'educazione alla pace, che si fa sempre, ma è più urgente e impellente proprio in questo periodo. Io ringrazio il professore Cataudella per questa opportunità, tutti i professori che si sono impegnati a organizzare questa bellissima giornata. Grazie. Preside, allora grazie anche a lei, grazie a tutto il personale della scuola, come diceva, ai professori e agli alunni in modo particolare per questo appuntamento importante. Allora a breve ci sarà con noi il Vescovo e quindi faremo anche un'intervista al nostro Vescovo Monsignor Salvatore Romeo. Grazie preside, grazie. Alla prossima. Alla prossima. Buongiorno a tutti, ragazzi, oggi ci troviamo all'Istituto Majorana di Avola. Oggi è una giornata importante, una giornata dove si parlerà di pace e di giovani. Abbiamo qui con noi Vittoria, che è la rappresentante degli studenti del Majorana. La domanda che voglio fare subito a Vittoria è: oggi un appuntamento importante con una personalità importante che è il Vescovo della Diocesi di Noto. Che cosa ti aspetti dal nostro Vescovo della Diocesi di Noto, Monsignor Romeo? Quale messaggio ti aspetti da lui? Allora, intanto sarà sicuramente un incontro costruttivo per i ragazzi, soprattutto perché la tematica della pace ad oggi sembra scontata, ma non lo è, per le guerre che scoppiano non solo in Ucraina ma tante altre guerre civili che non se ne parlano, non se ne sente parlare. Quindi spero che aprirà le menti dei ragazzi su questa tematica così importante. Benissimo, grazie Vittoria. Ma come avete organizzato questa giornata di accoglienza? Allora, innanzitutto io e i miei ragazzi abbiamo creato dei cartelloni, degli striscioni, ci sono delle sedie dove tutti si siederanno per ascoltare il Vescovo e lui parlerà della tematica e infine lanceremo dei palloncini colorati in simbolo di pace. Benissimo, io so che avete anche raccolto delle derrate alimentari che consegnerete al Vescovo nel momento, ecco, dell'offertorio, quindi è anche importante sapere che voi giovani siete particolarmente vicini ai poveri, certo, e agli ultimi, proprio in queste giornate che ricorderanno la Pasqua. Quindi grazie a Vittoria, grazie ai tuoi compagni, grazie a tutti i rappresentanti degli studenti per aver organizzato questo importante momento. A presto.
Carissimo Don Marco, ci troviamo all'Istituto Superiore Ettore Majorana di Avola. Oggi è una giornata importante per gli studenti e per tutte le persone della scuola, proprio perché in questa giornata che precede le festività pasquale i nostri alunni incontreranno il Vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Romeo. Una presenza importante per un messaggio importante, un messaggio di pace, perché i giovani della scuola hanno deciso di riflettere insieme al Vescovo sul tema che riguarda la pace, i giovani camminano insieme. Allora, sicuramente il fatto di essere il vescovo presente in questa scuola sarà un messaggio importante, quindi chiediamo a te qual è il messaggio che il vescovo lascerà ai nostri cari studenti. Beh, il messaggio che ci porterà il vescovo lo scopriremo insieme, possiamo solo essere contenti di accoglierlo insieme a voi, con quanti abbiamo organizzato questa giornata qui in istituto, attenderlo con trepidazione. L'arrivo del vescovo è l'arrivo del pastore e quindi è sempre una gioia la visita del Signore in mezzo al suo popolo. Io ringrazio tutti voi dell'istituto, la dirigente scolastica, ma anche i docenti, gli studenti, studenti, rappresentanti, per aver rivolto ancora una volta l'invito alla Chiesa, che poi siamo tutti noi, per prepararci in questo caso alla Santa Pasqua. E come non farlo nel migliore dei modi, no, con il tema della pace, anche perché la Pasqua richiama, oltre alla risurrezione, quale significa il tema della pace. Gesù dal risorto si presenta per la prima volta ai suoi a porte chiuse, dicendo, augurando a tutti pace a voi. Allora è questo l'augurio che sicuramente ci aspettiamo dal Vescovo, che ha veramente a cuore i giovani. Prima dicevi che giovani e pace sono due temi che camminano insieme. Ecco, la scuola penso che sia un buon inizio, un buon posto per iniziare, per rilanciare anche quella che è una pastorale del tutto giovanile, molto cara anche al nostro vescovo, nella nostra diocesi e in questo caso in modo particolare nella nostra città, nel nostro vicariato. È bella questa collaborazione e noi vogliamo pregare affinché questo si realizzi sempre più e affinché tutti, ciascuno con la propria parte, possiamo essere costruttori di pace. Colgo l'occasione anche per invitare l'istituto e tutti gli indirizzi dell'Istituto Majorana di Avola alla Pasqua dei Ragazzi, un evento che stiamo preparando a livello vicariale per la domenica 8ª di Pasqua, il 16 aprile prossimo, che ha come tematica proprio la pace. Ecco, tornano questi temi, no? I giovani e la pace che camminano insieme. E ci incontreremo in Piazza Umberto I, ci saranno tutti i ragazzi della catechesi della città, i gruppi scout, le varie associazioni che aderiranno e ci porteremo in un corteo pieno di palloncini colorati che richiamano i colori della bandiera della pace, fino al Viale Mattarella, nella piazzetta Baden-Powell, alla cosiddetta 24 metri, dove celebreremo l'Eucaristia tutti insieme e ancora una volta, come faremo oggi con i giovani qui in istituto, pregheremo tutti insieme per la pace e lanceremo in aria un messaggio al mondo per dire che veramente ciascuno nel proprio piccolo vogliamo tutti impegnarci per costruire la pace a partire lì da dove viviamo ogni giorno. Bene, allora il messaggio, la pace e i giovani camminano insieme con la speranza che queste giornate di pace possano regalare veramente la pace nel mondo, in modo particolare laddove c'è la guerra. Grazie Don Marco, grazie, e a presto. Attendiamo il vescovo con gioia.